Vi farò vedere la piega da 4 e la piega da 3. Mettiamo un po' di crema, non troppa. Andiamo a spatolare un sottile strato, così. Andiamo a chiudere in questo modo, stringendo bene la pasta. Bene, inforniamo e dopo vediamo il risultato finale. Bene, sono usciti dal forno i nostri saccottini metodo casalingo e le nostre girelle. Impasto leggero, molto molto bello. Quindi resta aggiornato se ti interessa la pasticceria. Ecco, molto bello.